Prende il via anche il campionato di prima categoria, che vede ai nastri di partenza diverse compagini desiderose di fare bene. Tra queste anche le due avversarie dell'anticipo, con il retrocesso a Marina Calcio, che riceve la matricola Guastameroli. Gli ospiti giocano senza timori reverenziali e mettono sovente in difficoltà i quotati avversari. Dopo una manciata di secondi dall'avvio, Dinelle incorna in area ma spedisce sul fondo. Dopo un quarto d'ora mister Marcello deve rinunciare all'acciaccato Marzocchetti. Poco dopo Tracchia imbecchia Franceschini, che si gira e dal limite manda il pallone a fil di palo. Poco prima della mezz'ora Smerigli è costretta ad anticipare Pellegrin lanciato a rete. Al 31esimo gli equilibri della gara vengono spezzati dal vantaggio degli ospiti, che vanno a bersaglio grazie al piatto destro del solito Pellegrin, quale infila Smerigli sfruttando un lancio dalle retrovie sul filo del fuorigioco. Il Marina Calcio non riesce a reagire subito e addirittura fa harakiri al 38esimo, quando sullo spiovente di Turdò Smerigli esce a vuoto con il pallone che arriva docilmente dalle parti di Dinenno. Per il numero 7 in casacca arancione è un gioco da ragazzi infilare la porta ormai sguarnita. Prima frazione che si chiude con il rassicurante e meritato vantaggio degli ospiti. La squadra di casa, assente e poco incisiva, torna in campo con maggior determinazione e si avvicina con più insistenza sotto misura. Al sesto Vetta sciupa malamente un bel invito di Antonio Liberatore. Al decimo il Guastameroli sfiora il tris con Annibale, che centra il palo e sul proseguo dell'azione non riesce a ribadire in rete. Pochi secondi dopo è Pellegrin, dopo una fuga a due con Dinenno, che sciupa una ghiotta opportunità. Il gol è nell'aria e arriva al 17esimo grazie ad Annibale, che svetta in area indirizzando il pallone nel 7 alla destra di Smerigli. Punti nell'orgoglio, i vastesi si scuotono, tant'è vero che da qui alla fine si spingeranno con assiduità dalle parti di Trevilino. Al 22esimo il diagonale in corsa del neo entrato Luca Madonna trova sulla sua strada un attento Trevilino. Quattro minuti dopo il giovanissimo calciatore vastese ha migliore fortuna, accorciando le distanze grazie ad una tempestiva zampata in aria su sponda aerea di Franceschini. Al 28esimo la conclusione di Liberatore non inquadra il bersaglio e pochi secondi dopo Franceschini, pescato in area, calcia al lato da ottima posizione. Il Guastameroli si riaffaccia in avanti e lo fa in maniera piuttosto pungente, con il tiro da fermo di Pellegrin bloccato da Smerigli. Al 40esimo Andrea Madonna cade in aria, ma il signor Orsini lo ammonisce per simulazione. Al 45esimo la bordata di Sgrignoli viene azzerata dall'intervento di Smerigli, che cerca di riscattare l'inizio gara piuttosto incerto. In pieno recupero il tardivo gol vastese, che arriva grazie ad Andrea Madonna, lesto ad incunearsi in area e a trafiggere Trivilino con un preciso diagonale. Di lì a poco arriva il triplice fischio del direttore di gara, che sancisce la vittoria del Guastameroli, formazione che festeggia dunque nel migliore dei modi la gara d'esordio in prima categoria. Marco Pellegrino, attaccante del Guastameroli, formazione neopromossa che inizia subito col botto, andando ad espugnare uno dei campi più difficili dell'intero girone, quello del Marina Calcio. Niente, sono di qua a giocarci la partita nostra, sapendo che è difficile, una realtà per molti è nuova, e abbiamo fatto la nostra partita, poi è andata bene, meglio così. Quale campionato si prospetta per la tua squadra? L'obiettivo è prima possibile raggiungere la salvezza, poi quello che va è tutto riguadagnato. Il Marina Calcio come l'hai visto? Sicuramente siamo una delle pretendenti alla promozione, se non diretta tramite i playoff. E tra le favorite chi vedi meglio? Paglieta, che è anni che prova a fare questo salto di qualità e non ci riesce, stanno, penso che sia la volta buona. Nicola Marcello, tecnico del Marina Calcio, prima di campionato iniziata in modo piuttosto amaro, vista la sconfitta casalinga, che comunque nel finale ha dato qualche piccolo segnale positivo della sua squadra, qualche risveglio che è mancato magari nella prima frazione di gioco? Ma certo, iniziare un campionato così con una sconfitta interna sicuramente non è piacevole, però ecco, dobbiamo rimboccarci le maniche e già da domenica prossima magari dimostrare che oggi è stata solo una parentesi negativa. Che cosa le ha chiesto la nuova dirigenza, con in primis la presidentessa? Ma questa è una società che intanto mi ha chiesto di cercare di fare bene. È una società retrocessa, quindi quando si riparte poi è sempre difficile ricostruire e ripartire da subito. Noi abbiamo cercato di allestire una squadra di giovane, una squadra formata da diversi ragazzi fuori quota, così lo dimostra anche il realizzatore della prima rete, che è un 89, e cerchiamo di fare il meglio possibile già da quest'anno. È chiaro che sulla carta ci sono squadre più attrezzate e che puntano decisamente alla vittoria finale. Noi faremo del nostro meglio, cercando magari di inserirci tra le prime e cercando di dare appunto soddisfazione a questi dirigenti. Il Guastameroli, avversario odierno, era una matricola, se l'aspettava così arrembante? Sì, perché hanno giocato tranquilli senza avere nessuna paura, secondo me.
hanno giocato la loro onesta partita, sono stati avvantaggiati magari dalla prima rete, forse in posizione irregolare. È chiaro che poi di conseguenza hanno continuato a giocare la loro partita, hanno fatto una partita attenti, complimenti a loro, complimenti al mister. Staremo un attimino più attenti magari dalla prossima gara e cercheremo di rifarci dello sbaglio di oggi.